Allora, intanto buongiorno, avviso già che il Presidente purtroppo non può essere presente perché sta ricevendo l'ambasciatore USA italiano e quindi in contemporanea aveva questo appuntamento più o meno, quindi non so se riesce a liberarsi e a finire, ma non credo e quindi andiamo con la conferenza stampa, ma aveva questo importante appuntamento istituzionale. Allora, partiamo con il solito bollettino, che così insomma diamo contezza dei numeri di questa giornata. Allora, test rapidi 4.653.129, tamponi molecolari 5.273.334. Quindi voi vedete, siamo quasi sui 10 milioni. Manca poco, insomma, i 10 milioni tra test molecolari e test e tamponi rapidi da inizio pandemia, quindi dal 21 di febbraio 2020. I positivi delle ultime 24 ore sono 293. Quindi, come vedete, è un numero che ogni giorno, insomma, è in calo molto contenuto e quindi mette in evidenza l'incidenza e la diffusione del virus in questo momento. E come vediamo, i positivi di oggi, ossia i 293 positivi sui tamponi, test rapidi e tamponi molecolari effettuati nelle 24 ore, che sono 32.273, ci dà un'incidenza del 0,90, quindi un'incidenza molto bassa. Questo proprio a testimonianza come oggi, fortunatamente, il virus stia circolando in modo molto limitato. Questo però chiaramente non ci può permettere ancora di abbassare la guardia. Il numero dei positivi di oggi sono totali 12.646. Quindi anche questo è un numero in diminuzione rispetto a numeri che avevamo un mese fa, che erano, voi sapete, insomma, sui 20.000, quindi un numero che giorno dopo giorno sta diminuendo, mentre il numero dei positivi totali da inizio pandemia, quindi sempre dal 20 di gennaio 2020, è di 421.283. Passiamo invece ai numeri relativi all'occupazione ospedaliera, che anche in questo caso vediamo un'occupazione ospedaliera in continuo calo. I ricoveri totali per Covid sono 903, quindi siamo sotto i 1.000 posti e sono meno 38 rispetto appunto alle ultime 24 ore. E sono così suddivisi: area non critica 804. Quindi vuol dire tutti i reparti non di terapia intensiva, quindi dai reparti malattie infettive, pneumologie, le semi intensive, insomma tutto il resto, 804, meno 24. Le terapie intensive invece siamo sotto il 100, 99 persone sono in terapia intensiva Covid e sono meno 14. Quindi vedete anche in questo caso una diminuzione molto forte anche dell'incidenza all'interno delle terapie intensive. Le terapie intensive non Covid sono 289, quindi vedete che questo numero continua ogni giorno a crescere perché sono riprese, lo sapete, tutte le attività che prima erano sospese, anche le attività quindi chirurgiche programmate di elezione che potevano richiedere anche un posto in terapia intensiva, erano state sospese nel momento appunto di maggiore intensità all'interno degli ospedali. Oggi sono riprese, ormai saranno già penso 3 settimane, 4 forse, che abbiamo riattivato, adesso non mi ricordo la data precisa, le attività quindi sia ambulatoriali specialistiche ma anche le altre che sono state sospese, e come vedete il numero di terapie intensive non Covid continua a crescere. Il totale dei morti è 11.507. No, infatti no, è più 8. Sì, hanno sbagliato, più 8. Sì. Confermo. Magari, no. Hanno sbagliato a scrivere. Quindi chiaramente abbiamo più 8 decessi nelle ultime 24 ore.
e i dimessi invece sono 21.434. 21.434. Quindi il bollettino insomma ci dice che l'andamento della pandemia sta andando bene, nel senso che effettivamente oggi il virus c'è ancora, ma chiaramente con un impatto molto diverso, lo vediamo soprattutto nell'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi, che voi sapete che insomma è uno dei criteri principali anche dei parametri che sono stati presi e che verranno presi d'ora in poi in considerazione per l'assegnazione delle famose aree, ma anche l'occupazione, perché l'altro parametro importante è l'occupazione ospedaliera, che è un'occupazione appunto in continua diminuzione. Vi do anche, vi anticipo, e quindi da qui vediamo anche l'andamento, i dati che noi avremo per quanto riguarda appunto i nostri indicatori, che poi saranno confermati domani, che ci vedono con un RT a 0,74, quindi anche l'RT in diminuzione rispetto alla settimana scorsa. Scusa, assessore, questo è l'RT tradizionale? L'RT tradizionale, okay. Sì, ancora l'RT tradizionale, quello calcolato in base ai famosi 21 parametri. Quindi i dati sono ancora quelli legati, che io vi do insomma, quelli legati alla classificazione con i 21 parametri. Allora, RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000, quindi noi siamo sotto la famosa soglia di 50, incidenza di 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che i 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Da qui anche il calcolo che è stato insomma annunciato, che dal 7 di giugno noi potremmo, se manteniamo un RT di questo tipo, scusatemi, un'incidenza di questo tipo, che oggi è quindi 44,9 45 su 100.000, quindi tra 3 settimane consecutive passeremo in area bianca, con le conseguenze previste appunto per la classificazione in area bianca. Buona anche l'incidenza ospedaliera, perché sapete che l'incidenza ospedaliera contribuisce nei nuovi parametri per il passaggio da area arancione in area rossa o da area arancione in area gialla. Un'incidenza buona, perché è un'incidenza di 9% su, sia per quanto riguarda le terapie intensive sia per quanto riguarda le aree non critica. E il parametro, voi sapete che è 30 per quanto riguarda per cento le terapie intensive e il 40% per quanto riguarda le aree non critiche. Settimana scorsa a memoria avevamo il 12%, la settimana prima il 15%, quindi voi vedete insomma, e quindi era uguale per le due aree, vedete che c'è una diminuzione continua e questo è sicuramente molto positivo. Alcuni dati sulle vaccinazioni. Allora, il bollettino ci dice che ieri sono state somministrate 34.762 dosi, siamo quindi oltre i 2.156.354 dosi somministrate complessivamente, 2.156.354. Di queste 1.519.107 sono prime dosi, 637.236 invece sono persone che hanno completato il ciclo, quindi prima e seconda dose, oppure ci possono essere anche persone che con il vaccino Johnson & Johnson, un'unica dose, hanno comunque di fatto già completato il ciclo, quindi 637.236. Sta continuando la campagna per quanto riguarda la vaccinazione nelle fasce che oggi sono aperte, e quindi over 80, che ha già una percentuale molto alta, al di sopra anche delle nostre aspettative, sicuramente molto al di sopra del target nazionale, quasi il 98%. La fascia over 70 siamo già a un 83%, la fascia over 60 siamo a un 64,6%, ma sono le somministrazioni. A questo dobbiamo aggiungere, come diceva ieri il presidente, anche i prenotati, andiamo quindi oltre il 70%. La fascia over 50 siamo al 21% di somministrazioni fatte, ma con le prenotazioni andiamo al 60%. Sta andando molto bene anche la fascia over 40, che vede già un 14%, 13% circa di somministrazioni fatte, ma
prenotazioni per oltre il 40%, 40 qualcosa per cento. Ieri sono arrivate, come ogni mercoledì, le consegne settimanali di Pfizer e quindi sono già state distribuite le 160.000 circa dosi di Pfizer. Sono arrivate ieri anche circa 18.000 dosi di Moderna, mentre domani, quindi venerdì 21, arriveranno le 38.600 dosi di Moderna che dovevano arrivare, quindi anche un anticipo per la settimana prossima, e 17.000 dosi di Johnson & Johnson. No, non abbiamo arrivi di AstraZeneca. Mi sembra di sì, perché AstraZeneca non era previsto questa settimana. Quindi almeno non ho notizia di arrivi di AstraZeneca. Le USL stanno monitorando i posti liberi che ci sono rispetto a quel contingente che diceva il Presidente, dei 70.000 posti liberi. Abbiamo fatto una ricognizione questa mattina, sono circa 50.000 quelli che sono rimasti liberi e disponibili. Però qua anche noi riceviamo molte segnalazioni di persone che provano e non riescono a prenotarsi, perché non sono in tutte le USL. Molte USL hanno già esaurito questo contingente di posti liberi, quindi sono raggruppate solo in alcune USL. Ce ne sono un po' nell'USL 2 Trevigiana, nell'USL 9 Scaligera, poi qualcosa nell'USL 7, poca roba, però insomma ecco, non sono in tutte le USL, tipo la USL 6 non ha oggi posti liberi e disponibili, quindi se molte persone provano ma non riescono è perché i posti non sono distribuiti in tutte le USL, ma solo in alcune USL che le avevano comunque messi da parte o comunque non avevano aperto prima le agende subito, e quindi oggi non c'è una diffusione e una capillarità, però insomma sono circa 50.000 i posti ancora liberi fino, ricordiamolo, al 16 di giugno, perché questi sono previsti fino al 16 di giugno. C'è in corso, è finita insomma la conferenza delle regioni, in cui abbiamo nuovamente parlato di vaccinazioni e abbiamo anche convenuto che probabilmente ci deve essere un incontro con i presidenti e probabilmente anche con il commissario per capire poi rispetto ai target con cui continuare la vaccinazione e per avere anche un'uniformità, questo lo chiedono le regioni, per la partenza presso le vaccinazioni presso le aziende, perché altrimenti sentiamo appunto tanti lanci. Poi ci sono regioni che sono ancora indietro con i target più vulnerabili, più fragili, quelli da mettere in protezione, alcune regioni che sono partite anche con altri target, quindi la conferenza delle regioni ritiene insomma che sarebbe bene che ci fosse un'uniformità e quindi farà un punto tra i presidenti e anche io credo con il commissario Figliuolo. Ieri ho incontrato il mondo del turismo, perché già con Pentecoste arriveranno soprattutto nella costa e anche il lago di Garda i primi ospiti stranieri, soprattutto dalla Germania e dall'Austria. Quindi abbiamo convenuto nel cercare di mettere in piedi anche un sistema di comunicazione veloce tra turismo, prevenzione, in modo da rispondere a qualsiasi FAQ, qualsiasi insomma, in modo che loro sappiano bene come interloquire e come rispondere. E poi si sono resi disponibili per il discorso della vaccinazione dei propri addetti operatori, ma come dicevo prima, insomma, siamo in attesa anche di capire che ci sia un via libera nazionale rispetto alla vaccinazione all'interno delle aziende. Noi stiamo cercando di avere dei numeri complessivi per poi capire come organizzare le vaccinazioni appunto al mondo del lavoro, tutto mondo turismo e rispetto ad altro. Però insomma, quindi c'è stata un'interlocuzione di questo tipo con un'apertura, una collaborazione da parte loro, consapevoli insomma che il mondo sicuramente del turismo diventa anche un biglietto da visita, quindi va sicuramente considerato in questo momento come strategico importante.
La cosa positiva, almeno che io ho sentito ieri, è che sono molto ottimisti e che vedono comunque molta attenzione, ma anche molta voglia di prenotazioni, quindi ci sono molte gente che stanno chiamando e quindi prevedono, insomma, che la stagione possa, parliamo del condizionale, andare bene, e questo ce lo auguriamo anche noi. Io mi fermerei e lascerei spazio se c'è qualche domanda. Oggi credo che possiamo anche fare presto, perché non credo che ci siano molte novità. Grazie Assessore, si è prenotato Filippo Tosatto, poi Bonnet, Vanzan e Moscati. Buongiorno Assessore, buongiorno. A proposito di turismo e a proposito di conferenza delle regioni, la questione della volontà del Veneto, espressa dal Veneto, espressa dal Presidente Zaia, di vaccinare con la seconda dose i turisti che arrivano in Veneto, è stata sollevata in sede di conferenza delle regioni? Allora, questa è una volontà che noi abbiamo espresso perché riteniamo, insomma, che sia un servizio che sia opportuno dare, e poi anche perché, insomma, non pensiamo che sia un numero molto importante, perché, insomma, io immagino che uno cerchi anche di organizzare la vacanza in base anche a quando ha prenotato deve fare il richiamo e la seconda dose. È una questione che è stata ieri in Commissione Salute e stamattina in Conferenza delle Regioni anche accennata, ma rimandata a una discussione più approfondita con tutti i presidenti, proprio per cercare anche qui di trovare un'uniformità. La volontà è quella di trovare un'uniformità su tutto il territorio nazionale, proprio per dare un servizio che sia uguale dappertutto. Ecco lì, insisto su questo aspetto, mi sembra che anche da parte del generale, del commissario Figliuolo, sia arrivato una specie di alto là, nel senso che ha detto no, non divaghiamo, concentriamoci sulle categorie invece più a rischio. Mi pare che il problema sia quella della indisponibilità dei vaccini, al di là poi delle volontà, eccetera. Voi avete valutato questo aspetto? Perché anche se poi ci fosse una specie di via libera da parte del governo, se non ci sono i vaccini sufficienti, mi pare difficile. Ma allora sicuramente il tema disponibilità vaccini diventa fondamentale. È chiaro che facciamo fatica ad avere un numero, capire di qual è il contingente che potrebbe essere. È altrettanto vero che oggi le regioni stanno comunque vaccinando in modo massiccio. Chiaramente ci sono regioni che sono più avanti, altre che sono più indietro, ci sono regioni che a un certo punto, l'abbiamo visto anche noi, insomma, aprono a quelle che possono essere delle categorie, però ci sono i primi giorni, l'abbiamo detto, insomma, di forte prenotazione, poi c'è un rallentamento, quindi c'è una situazione che va governata da questo punto di vista. La richiesta appunto in conferenza delle regioni poco fa era proprio quella di dire ritroviamoci, confrontiamoci e cerchiamo di trovare un'uniformità, perché questo pensiamo sia la cosa migliore, proprio perché non ci siano disparità e quindi cerchiamo di trovare una uniformità su tutto il territorio. E il Veneto sicuramente è disponibile a tutte quelle che potranno essere le soluzioni, con la volontà di vaccinare e di quindi correre per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, mettere in sicurezza più popolazione possibile, sicuramente la popolazione più esposta, ma anche voler dare un servizio, insomma. Le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece i tamponi molecolari, che insomma, ai fini della green card, cioè del lascia passare, sono inclusi anche i tamponi molecolari con esito negativo. Allora alcuni lettori fanno presente che questi tamponi hanno un costo, un discreto costo, soprattutto per delle famiglie che, insomma, costi varianti, dipende dove si fa, ma insomma dai 50 anche ai 100 euro. E quindi costi aggiuntivi per i cittadini. Avete valutato questo aspetto? È un'altra questione che è stata discussa in commissione ieri e oggi, insomma, accennata proprio un incontro che avrà questo focus solo, quindi quello della come continua la campagna vaccinale, tutto quello che è legato al Green Pass.
perché è chiaro che siamo consapevoli che oggi le incombenze rispetto a chi non è vaccinato e quindi deve avere il tampone nelle ultime 48 ore sono anche incombenze economiche, la famiglia che viene in vacanza, eccetera. Però è altrettanto chiaro che ci devono essere delle disposizioni nazionali su questo e quindi si richiama a una disposizioni nazionali che effettivamente permettono che ci sia un trattamento uguale dappertutto. Siamo consapevoli però, e questo qui insomma ci è stato anche segnalato, che ci sono sicuramente dei costi per una famiglia che arriva con due bambini, due genitori, insomma, e quindi i costi non sono da poco, però riteniamo che sia una questione che deve essere affrontata a livello nazionale. Grazie. Tocca a Marco Bonet. Sì, assessore, solo per chiarire, quindi nella conferenza Stato-Regioni di oggi non erano presenti i presidenti? No, no, c'erano anche i presidenti, c'erano alcuni presidenti, non tutti i presidenti, però siccome la conferenza di oggi aveva molti temi, quelli ordinari della conferenza unificata, della conferenza delle regioni, quindi i temi e i provvedimenti che vanno nel pomeriggio anche in conferenza Stato-Regioni, è stato detto facciamo anche un incontro specifico con i presidenti o gli assessori delegati. No, adesso il presidente Fedriga insomma la convocherà. Verrà deciso. Quindi di conseguenza mi pare di capire che anche la riunione di ieri con il mondo del turismo è stata comunque interlocutoria. Ieri è stata una riunione utile, interlocutoria, per capire quelle che sono le problematicità operative che loro si trovano a affrontare, portarle se necessario sui tavoli nazionali, ma anche risolverle se no a livello locale, se alcune possono essere risolte a livello locale, e capire anche la disponibilità rispetto alla vaccinazione di quel mondo qualora ci sia il via libera per partire con le vaccinazioni all'interno delle attività produttive. Ok. Poi volevo capire se era stata l'avvocatura, aveva chiarito quella questione che abbiamo sollevato ieri circa la ripartenza in zona bianca delle attività anticipate rispetto ai tempi del decreto apertura, cioè tradotto, le piscine coperte in Veneto ripartono il 7 di giugno quando il Veneto... Allora è stata una discussione bianca, anche c'è stato accennato anche in conferenza delle regioni, ripartono con la zona bianca, tipo le piscine, quindi oltre al grande tema delle piscine e quant'altro, almeno poco fa in conferenza delle regioni dicevano Fedriga e il presidente del Molise, che passano già questa settimana mi sembra in zona bianca, loro mi sembrava di aver letto o capito che loro chiaramente possono riaprire le piscine per esempio, quindi anticipatamente, però è un problema che permane per tutte le altre regioni, quindi il tema delle piscine per esempio è stato un tema di dire, cioè, dobbiamo interloquire col governo per capire appunto di anticipare alcune date indipendentemente da chi passa in zona bianca o non passa in zona bianca. Mm-hmm. Ho capito. L'ultima cosa in extra Covid, ci sono parecchie segnalazioni sul caso di Nicolò Martina, lì ci sono sviluppi? Io so che c'è stato un incontro ieri tra l'azienda sanitaria di Padova e quindi con la parte sanitaria e anche il direttore generale d'Albenna, credo che uscirà oggi o comunque comunicherà che il resoconto insomma di questi incontri che ci sono stati ieri. Quindi lascio al direttore d'Albenna insomma quello che sono la comunicazione, perché è stato un incontro che hanno fatto come azienda sanitaria, quindi come anche equip pediatrica che sta seguendo il caso. Va bene, grazie. Alda Vanzano. Buongiorno assessore. Buongiorno. Quindi ritornando al discorso zona bianca e scadenze fissate dal decreto, se uno si sposa prima del 15 giugno si può sposare se il Veneto è in zona bianca oppure no? Allora il decreto dice sono consentiti i banchetti, le feste, le aperture dal 15 di giugno, se il Veneto torna bianco il 7 giugno, quindi una settimana prima, si può sposare il 12? Allora, cioè, perché non solo piscina questo... al limite uno torna a casa con sulla piscina, sulla piscina c'è stato prima questo pronunciamento, ripeto, dai due governatori che passano già in zona bianca, però
credo che su questo forse facciamo un approfondimento legislativo, quindi domani eventualmente lo dirò al Presidente, proviamo a eventualmente a far venire qua anche qualcuno dell'Avvocatura, del Legislativo, che vi risponde in maniera puntuale, perché insomma è anche indelicato che io dica qualcosa che poi voi scrivete giustamente e poi non è corretto, quindi insomma credo che sia più giusto e opportuno insomma che ci sia un pronunciamento legislativo da questo punto di vista, e lo facciamo presente domani. L'interpretazione, ripeto, che è stata data non per i matrimoni ma per le piscine, quindi ripeto quello che ho sentito un quarto d'ora fa, è quella che però chi è in zona bianca quindi anticipa l'apertura delle piscine. Se questo vale anche per tutte le altre questioni, cioè, immagino che sia un principio valido per tutti, perché non avrebbe senso anticipare le piscine e le altre attività. No? Immagino anch'io, però mi permetto di, proprio appunto perché per la delicatezza di cose che diciamo e poi vengono interpretate, e ci sono insomma persone che penso che se sanno questo poi sanno che dal 7 noi passiamo in zona bianca, almeno se tutto va bene, perché sono le 3 settimane, preparano già, adesso lo dico scherzando, il matrimonio e tutto il resto, è meglio che prima insomma abbiamo la sicurezza, quindi da oggi a domani insomma non cambia. Se no i confetti ve li tirano dietro. Senta, oltre a qualcos'altro. Il collega prima sollevava il tema dei tamponi. Lei alcuni giorni fa, quando ci ha illustrato le linee guida per la riapertura delle case di riposo, aveva dato tutte le indicazioni. Sì. E una delle indicazioni era: se non avete il vaccino, oltre alla maschera, tampone. E aveva detto: vedremo, alcune case di riposo lo faranno, altrimenti interverranno le USS. Sì. Avete indicazioni, avete dato indicazioni oppure no? No, abbiamo dato indicazioni, abbiamo mandato una circolare che accompagna le linee guida, che sono quelle nazionali, quindi non abbiamo chiaramente modificato le linee guida nazionali, in cui abbiamo dato disposizione alle USL di attivarsi, quindi se una persona va in un punto tamponi perché dice io vado a visitare mia mamma, mio papà, la mia zia che è in casa di riposo, farà un'autocertificazione che dice che va, gli facciamo il tampone è gratuito. Quindi è sufficiente andare direttamente al centro vaccinale, al centro tamponi dell'USS? Sì, ma uno va al centro tamponi, fa una dichiarazione, insomma fa un'autocertificazione. Poi è chiaro che so che alcune USS si stanno organizzando, perché voi sapete che le case di riposo comunque fanno la prenotazione, quindi probabilmente nel momento della prenotazione potrebbero anche comunicare al centro, però questa qui poi è un'organizzazione, okay. Però se no è sufficiente che la persona vada al centro tamponi, dica che, quindi è un atto di responsabilità, credo, e ci sta, di un'autocertificazione che deve andare a trovare un parente all'interno di una struttura residenziale, una struttura per disabili, il tampone viene fatto ed è gratuito, quindi nessuno deve pagare nulla. Perfetto. Mentre invece la gratuità per il Green Pass, quello di cui si parlava prima, quello è rinviato a disposizione. Certo, perché qui stiamo parlando insomma di questioni un po' diverse, nel senso che coinvolgono effettivamente insomma persone. Per il Green Pass ovviamente il tampone ti basta una volta, poi lo devi rifare. Avete valutato in conferenza delle regioni o in commissione salute che potrebbero esserci persone che rifiutano di fare il vaccino, non se lo vogliono fare e poi chiedono il tampone? In quel caso è gratuito oppure se lo pagano? Allora, se uno rifiuta il vaccino... Non ho capito, non siamo arrivati a questo specifico nella discussione, però è sicuramente una questione da porre, nel senso uno per scelta rifiuta di fare il tampone e quindi ogni volta quindi che deve andare in qualche parte o deve avere un tampone, quei casi saranno valutati, però non siamo arrivati a questo approfondimento. Stando sulle case di riposo, la Pia Opera Ceccarelli San Giovanni Lupatoto ha sospeso 18 dipendenti perché appunto non volevano vaccinarsi. 18 dipendenti in una casa di riposo sono effettivamente tanta, è un bel contingente. Avete sentito l'istituto? Che posizione prendete atto di questo? Qual è la sua reazione in merito? No, beh, allora la questione mi era già stata posta non da questo istituto ma in generale, nel senso che e noi l'abbiamo posta anche in sede, proprio ieri ne abbiamo discusso in sede di Commissione Salute, perché è chiaro che, e io l'avevo già detto mi sembra quando è uscito l'articolo 44, sarà difficile anche all'interno delle strutture ospedaliere, la carenza di personale c'è anche all'interno della struttura ospedaliera, però penso sia forse più facile riconvertire anche una figura all'interno di una struttura ospedaliera, perché comunque parliamo di numeri più importanti. All'interno di una struttura invece residenziale per anziani o per disabili, dove
i numeri del personale OSS e infermieri, insomma di queste due figure, sono numeri limitati e quelle sono le mansioni che uno può fare, diventa più difficile se cominciano a diventare molti. Diventa difficile anche perché voi sapete, ne parliamo penso da mesi, c'è una carenza cronica di personale per queste strutture. Noi abbiamo messo in atto tutte anche i provvedimenti possibili, le graduatorie delle USL non assumano direttamente le USL, cioè uno entra in USL ma poi va in comando nelle case di riposo, ormai tutte le USL stanno portando avanti questa, quindi è un problema che c'è, l'abbiamo posto perché se cominciano a diventare numeri importanti c'è preoccupazione su questo, sicuramente sì, però oggi la norma prevede questo, quindi se non c'è un pronunciamento a livello nazionale vige la norma nazionale. Purtroppo. Silvia Moscati. Sì, buongiorno Assessore, volevo solo una conferma. Stamattina si è sentito in televisione, è suscitato delle domande che il famoso Green Pass si otterrà anche con una sola dose di vaccino. Siccome c'era in dubbio questa notizia, volevo solo una conferma da parte sua. Grazie. La confermo perché è inserita nell'ultimo decreto, non mi ricordo più quale articolo, adesso mi sfugge l'articolo, in cui è specificato che per avere il Green Pass basta la prima dose e dopo 15 giorni. Quindi uno deve aver fatto la prima dose, devono essere passati 15 giorni. Tant'è che ho detto proprio ieri alla dottoressa Russo di dare subito disposizioni alle USL di emettere appunto il certificato, perché oggi noi abbiamo quel certificato che vale da Green Pass già alla prima dose, perché adesso noi normalmente lo trasmettevamo, lo stampavamo alla seconda dose, no? Ma con il decreto che prevede quindi modalità Green Pass, prima dose dopo 15 giorni, è bene che lo stampiamo, che venga stampato nei punti vaccini dopo la prima dose. Ad avanzan, prego. Tornando a prima, Assessore, se sono arrivate tutte queste dosi di Pfizer, eccetera, perché sono sempre 50.000 i posti liberi? Perché noi abbiamo 50.000, perché stiamo facendo le prenotazioni fino al 16 di maggio. È chiaro che è chiaro che se noi apriamo anche dopo, allora i posti possono diventare di più. Però siccome si voleva capire l'andamento delle prenotazioni rispetto ai target che sono oggi aperti, per poi dire, come diceva il Presidente, facciamo un liberi tutti, oppure ci concentriamo in alcuni target. Ieri è stato citato, vi ricordate, i centri estivi, gli educatori, eccetera. Sono stati citati, ho citato il mondo del turismo, perché c'è stato questo incontro, ma in attesa di quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda i luoghi di lavoro nazionali. Ci sono già le linee per quanto riguarda i luoghi di lavoro, ma la richiesta è quella di dire partiamo le regioni tutti insieme, che non ci sia una regione che parta una settimana prima, una settimana dopo, eccetera. Quindi i 50.000 sono legati solo fino al 16 di giugno. Quindi se io sono un cittadino di Verona o del Veneto orientale, non trovo posto, perché la mia US ha esaurito i posti. Quindi è inutile che riprovi. Mentre invece se abito nel territorio di un'altra US posso prenotare fino al 16 di giugno. Prenotazione fino al 16 di giugno. Non è detto che nei prossimi giorni apriamo oltre e quindi ci sono altri posti. Però aspettavamo per aprire proprio per capire come andava l'andamento dei target che oggi sono quelli su cui stiamo investendo e per capire poi come procedere con le vaccinazioni successive. È chiarissimo, capirà però che se uno si sente dire qui da voi prenotate perché poi arrivate, se no finite in coda, i poverini provano ma posti non ce ne sono. Corretto. Filippo Tosatto. Sì, soltanto un eventuale aggiornamento, diciamo, sul fronte Novax. Sì. Ieri vi è stato mandato, mi sembra, o sbaglio, il riepilogo, perché sapevo che... Ah, non ve l'ha mandato? Perché io sapevo che Carlo l'aveva chiesto a Mongillo e l'aveva su il personale sanitario. Noi non avevamo i numeri di quello, tra virgolette, delle case di riposo, eccetera, però sul sanitario complessivo degli ospedali ce l'avevamo, non vi è stato inviato, va bene, lo inviamo oggi perché so che era pronto, quindi oggi eventualmente me lo inviamo. Ci può anticipare qualcosa? No, non ce l'ho, io non l'ho visto, sono sincera, so che era pronto, però non l'ho visto, quindi non ho un numero da darvi. Ecco, e comunque questo prospetto ci dirà qual è l'incidenza? Quali sono oggi il numero dei sanitari pubblici che non sono vaccinati? La ringrazio.
e che non sono vaccinati, diciamo, per scelta o per accidente, nel senso che... Ma credo che sia un numero aggiornato rispetto appunto anche alle procedure. Può essere che ci sia qualcuno, adesso verifichiamo che siano stati tolti quelli che si sono prenotati, però lo verifichiamo prima di consegnarvelo o lo specifichiamo bene. Grazie. Se non ci sono altre domande, grazie Assessore, grazie ai colleghi giornalisti e a domani.